Allora, devo avvisarvi, questa macchina fotografica ha tipo un filtro per la pelle incorporato che si può disattivare, io lo disattivo ogni volta, ma sembra sempre, non capisco mai se me lo riattiva in automatico o no, quindi perdonatemi. Comunque, buongiorno, sono emozionatissima oggi perché, come avrete visto dal titolo, è ora di cambiare un po' questi capelli. Io non vi dirò assolutamente nulla di che cosa faremo oggi pomeriggio, andrò in salone da Omar. Se non conoscete Omar, è uno dei migliori parrucchieri al mondo, io lo amo letteralmente e non metterei mai i miei capelli in mano a nessun altro, mai più. E sono contentissima, sono emozionatissima, spero che vada tutto come pianificato. Comunque sono molto contenta di fare un bel cambiamento finalmente, ma di nuovo non voglio spoilerare troppo. Ecco, per favore, se non vi dovesse piacere il risultato, potete dirmelo tranquillamente, ma vi prego, siate carini perché io ci rimango un sacco male su queste cose, quindi per favore, anche se dovete dirmi che sto malissimo, magari ditemi no, Giulia, però secondo me stavi meglio prima. Comunque niente, direi che ci vediamo più tardi. Speriamo bene. E già. Sono tornata, cioè in realtà sono tornata da un po', ho già mangiato questo risultato finale. Domani mattina provo a farli anche mossi, vi metto la clip così potete vedere anche il risultato da mosso. Io non vedo l'ora di vederli, volevo vederli prima lisci e poi anche mossi perché devo farmi un'idea di come sono. E comunque appunto abbiamo tagliato, penso sia evidente. Sono contentissima del risultato, mi piacciono veramente tantissimo e è strano, devo ancora un attimo abituarmi, però ogni volta che li guardo, cioè sono qui continuamente a toccarli, mi do fastidio da sola, scusatemi. Li avevo già avuti corti un paio di anni fa, 2 o 3 anni fa, e mi piacevano tantissimo. Più che altro mi piaceva tenerli, mi sanno di chic, mi sanno di, non lo so, di classico, elegante, non so come spiegarvelo, ma mi piaceva tantissimo. Io non so perché, ma quando inizio a avere i capelli troppo lunghi per troppo tempo, inizio a vedermi, non lo so, sciatta. Quindi preferisco letteralmente darci un taglio. Sono contentissima comunque del risultato, spero tanto che vi piacciono. Omar è veramente un genio. Io veramente adoro quel ragazzo. A parte il fatto che comunque siamo amici, che al di là di quello, però è proprio un ragazzo pieno di talento che ha trovato la sua passione. E fa il lavoro che gli piace ed è bravo in quel lavoro proprio perché ha tanta passione. Quindi, se siete di Milano, dintorni, dovete assolutamente andare da lui per fare il colore, per fare il taglio, qualsiasi cosa. Vi consiglia in modo eccellente. Poi ha un gusto che a me piace veramente tantissimo. Secondo me, ha proprio dei bei gusti. Quindi, assolutamente, se non sapete a chi rivolgervi, provate ad andare da Omar, non ve ne pentirete mai, ve lo assicuro. Se vi dovesse interessare, comunque vi lascio qui sotto le informazioni del salone, dove si trova e la pagina di Omar, ovviamente, così potete vedere anche i suoi lavori e andare a sbirciare. Niente, spero tantissimo che questo video vi sia piaciuto, nonostante fosse un po' breve e non troppo chiacchierato, però volevo condividere con voi questo grande cambiamento. I prossimi 2 video saranno prefilmati, quindi mi vedrete con i capelli ancora lunghi, però poi l'altra settimana, quindi non questa, ma la prossima tornerò a fare video con, cioè inizierò a fare video con i capelli corti. Vorrei iniziare a fare anche dei video un pochino più lifestyle, quindi se avete qualche idea per favore lasciatemela sotto nei commenti, mi sarebbe veramente molto utile. Video che vi piace guardare solitamente, di solito, normalmente. Niente, grazie per la compagnia, ci vediamo mercoledì prossimo. Ciao!